Buonasera, siamo a tu per tu con Marco Cornaro, candidato sindaco alle prossime elezioni, giovane avvocato, rampante posso dirlo? Giovane, giovane. Giovane se 43 anni in Italia vengono ancora considerati giovani, in realtà secondo me non lo è più, io esercito dal 93, quindi insomma sono 20 anni di esperienza nel mio settore. Diciamolo, il settore Sì, avvocato. sono un avvocato civilista, sono un avvocato Qual è la civilista. sua specialità? Anzi, la tua La mia specialità, ovviamente. specialità. Ma io tratto in maniera con una buona specializzazione le problematiche bancarie. Sono tante le cause che ho fatto per il ricalcolo dei conti correnti, la questione dell'enotocismo e affini, anche questioni originali come quelle che attengono alle segnalazioni centrale rischi, a sofferenza, che bloccano il credito, non l'accesso al credito, e che quindi vanno rimosse quando non sono giuste, con provvedimenti di urgenza, oppure anche quando si erogano mutui fondiari per ripianare gli scoperti di conto corrente, ma poi mi occupo anche di questioni societarie, in particolar modo anche degli agenti di commercio, tutte le problematiche degli agenti di commercio, dal momento che mio padre è il presidente nazionale della Federagenti, che è il secondo sindacato per numero di iscritti degli agenti di commercio. E poi va bene le materie classiche, insomma. Insomma, ti dai da fare. Quello da quando avevo Quindi, 23 anni. da quando avevi 23 anni, scusate un attimo, io chiudo la porta di questo studio legale, perché siamo qui nel suo studio legale. Sì, nel mio studio Bello legale. fresco. Che ho ereditato da mio suocero, il dottor Pellecchia, uno dei CTU più rinomati e stimati del Tribunale di Bari, oltre che più esperti. Senti Marco, tu hai figli? Io ho due figli, Manfredo e Alessandro, Che età c'hanno? 10 anni e mezzo il primo e quasi 6 il secondo. Hai tempo per dedicarti a loro? Sì, me lo ritaglio il tempo, cerco di non far tardi in studio la sera, di tornare per un orario decente, di modo per le 9, me 9, 9, di modo che alle 9:30 stanno già a letto e stare una mezz'oretta con loro e poi cerco di essere sempre a pranzo. Ecco, ti ho fatto questa domanda per presentarti, perché insomma, in vista di questa candidatura, ho voluto presentare prima Marco. Marco come persona, come familiare, come componente di una famiglia e nel suo lavoro. Senti Marco, passiamo alla tua Sì. candidatura. Come mai hai deciso di imbarcarti in questa avventura? Senti, se diciamo ti dovessi come la candidatura è nata, è stata un pochino rocambolesca, un po' come tutte le cose della mia vita. Il perché è sicuramente uno, cioè la volontà di offrire alla città di Bari la mia persona, ma come la mia, quella di altre persone che sposeranno con me questa avventura, che sono persone nuove, persone che hanno sempre lavorato, si sono sempre impegnate, hanno sempre vissuto a Bari e conoscono la città e quindi offrire un ricambio all'attuale classe politica dirigente di questa città. Perché cosa pensi di questa classe politica attuale? Io penso che questa classe politica sia una classe troppo, diciamo, piegata ai partiti, che abbia un po' perso di vista completamente il bene della città e si stia dedicando a carriere politiche personali. Ormai da 5 anni, insomma, mentre i primi 5 anni della Giunta Emiliano, devo dire, secondo me sono stati accettabili, tant'è che insomma è stato rieletto senza difficoltà. Invece questo secondo quinquennio, francamente, ha deluso in tanti. Ha deluso in tanti perché è stato un quinquennio in cui Michele Emiliano, così come tutta la sua giunta, si è dedicato ad un suo percorso personale piuttosto che, insomma, come il primo quinquennio, ad occuparsi veramente della città. E quindi ha compiuto tanti passi falsi che da lui non ci si aspettava, con, diciamo, troppa vicinanza di imprenditori edili, scandali più o meno
coperti o scoperti, lottizzazione politica, partitica della giunta. Basta vedere, insomma, gli assessori che sono stati nominati subito dopo la sua rielezione, insomma, tranne qualche ragazzo che ha cambiato, ha dato il ricambio a 5 mesi dalle elezioni, che però, insomma, francamente non pare una cosa seria. E per il resto è stata veramente una logica partitica quella che ha guidato Michele Emiliano. La città è venuta in secondo piano. Senti, tu che diciamo non sei proprio un politico, no? No. Però hai questa passione per la tua città, Certamente. verso la tua città. E, sei riuscito a recuperare un seguito, un po' di gioventù che ti sostiene? Ecco, come ti sei organizzato? Ma io non sono un politico nel senso che però ho una passione politica e penso, diciamo, diversamente da altri, che ognuno di noi la debba avere. Solamente che in questo periodo, ormai da tanto tempo, dedicarsi alla politica sta diventando sempre più una cosa difficile, quasi quasi impossibile. È impossibile dedicarsi alla politica se non si entra nei grandi apparati di partito, se non si ha la fortuna di conoscere un politico che ti investe con i primi incarichi, con i quali farti conoscere e quindi darti un ruolo, una visibilità. Io francamente ho la fortuna invece veramente di avere tantissime amicizie, tantissime conoscenze disinteressate e spassionate, che mi conoscono e che conoscono il mio carattere come il carattere di una persona assolutamente semplice, per la quale non è necessario un arricchimento personale. Non ho ambizioni particolari se non quelle di condurre una vita normale. E che al tempo stesso ha una forza d'animo tale da potersi ogni volta dedicare senza finanziatori, investitori. Se tu fossi sindaco, fai questo sogno. Oggi sei sindaco, no? E dovessi sceglierti gli assessori, con quale criterio riusciresti a sceglierli? Bah, se O a dovessi o a selezionarli? selezionarli, beh, sicuramente la scelta degli assessori dovrebbe avvenire con quale primo criterio quello della competenza del settore a cui essi si dedicano, no? Sicuramente escluderei un criterio di riconoscenza partitica, appartenenza politica. Cercherei ovviamente di mettere le persone giuste al posto giusto, insomma, una ricetta tanto banale, tanto semplice quanto ritengo efficace. È chiaro che gli ostacoli probabilmente saranno tanti nel fare le cose normali in questo paese, ma è proprio, come dire, è proprio, bisogna vedere proprio come si parte. Se tu parti chiedendo l'appoggio dei partiti, facendo patti, eccetera, poi ovviamente non potrai venir meno, quindi sarai vincolato nelle scelte. Se tu parti come un cittadino libero, con la forza solo degli elettori baresi, ritengo che la fiducia che ti venga tributata ti sarà anche conferita nella libertà delle scelte. Quindi sceglierei i miei assessori in base semplicemente alla competenza nel relativo ramo. Quali sono le tue aspirazioni come politico? Quale sarebbe il tuo progetto? Le mie aspirazioni, come qualora fossi sindaco oppure come politico in Come generale? politico? Come sindaco, ovviamente. In questo momento la mia aspirazione come cittadino e quindi anche come sindaco, quindi primo cittadino della città, sarebbe quella di sfruttare il tesoro che noi abbiamo. Noi abbiamo una città semplicemente fantastica, per la quale tante persone nel passato si sono dedicate e l'hanno resa grande, e che può, a differenza di altre città, rendere felici i suoi cittadini. Voi ditemi, se una famiglia che ha una casa, che ha un'occupazione, che l'estate può andare al mare e vivere serene le proprie vacanze, poi non sia una famiglia felice. Cioè, penso che quello sia il minimo
dei riconoscimenti, degli standard di vita, dei diritti civili, chiamiamoli come vogliamo, che una persona, un nucleo familiare, debba avere. E Bari li può dare, solo che attualmente li vengono negate. Ci sono delle periferie che sono dei ghetti, no, con interventi non pianificati, ma che rispondono ad altre logiche. C'è un mare che viene continuamente negato alla città. Quindi l'estate a Bari non è la gioia, non è gioia per i baresi perché possono godere del mare stupendo che hanno, ma invece è una mortificazione. Capiterà anche a voi. Tutti quanti, dai ceti più agiati a quelli popolari, cerchiamo di andare, chi ha capitolo, chi più giù, insomma, andiamo dappertutto sostenendo spese, traffico, eccetera, fuorché al mare. Non c'è un rapporto con il mare, non ci sono più persone che sanno andare in barca a vela, ovviamente intendo grandi numeri, non il singolo che se lo può permettere. I bambini non vengono incentivati nel rapporto con il mare. Ovviamente questo poi dipende dalle scelte politiche dell'amministrazione. Certo, è un peccato che una città di mare non possa sfruttare il mare. Penso che sia un assurdo che noi diciamo tante volte, pensiamo, ma poche volte ce lo diciamo. Se volessimo approfondire l'argomento, insomma, io vi dico che per 10 anni Simeone di Cagnabrescia ha cercato di difendere i manufatti di Punta Perotti dei Matarrese, no? Ricordo le lettere, andavo ancora all'università quando la leggevo sui giornali che la procura inviava le lettere di diffida al sindaco, allora Simeone di Cagnabrescia, per abbattere i palazzi di Punta Perotti, e lui tentennava, cosiddetti ecomostri, e lui tentennava oppure non è, eccetera. Se avessero fatto quei palazzi, io parlo da ignorante, diciamo, un pochino più bassi. Sì. Ma senti, in realtà bisognerebbe conoscere bene giuridicamente quella vicenda per poterne parlare. Io non condivido chi ne parla così. No, invece la cosa che ci deve far riflettere è come per 10 anni Simeone di Cagnabrescia li abbia sostanzialmente difesi. Per 10 anni Emiliano invece si sia accanito nell'abbatterli, e però sono passati 20 anni e non c'è stato neanche l'inizio, il barlume, di un progetto di riqualificazione dell'intera costa sud, che è un gioiello della nostra città, che potrebbe essere fonte di ovviamente un indotto incredibile, quindi di ricchezza, e al tempo stesso potrebbe essere fonte di felicità per i baresi. È giusto? Questo potrebbe essere già un esempio. Senti, per quanto riguarda la cultura Bari che si sta perdendo. Per quanto riguarda la cultura a Bari, un po' la cultura riflette anche lo stato generale delle cose. Non so se è una mia, non penso sia solo una mia sensazione, anzi sono sicuro che non lo è. Però a Bari ora non c'è più entusiasmo, niente. Un po' la situazione generale, no? Ma Bari è una di quelle città che invece ha risorse e ha le possibilità per non essere come altre città più sfortunate. Ed è proprio la mancanza di sfruttamento di queste risorse che poi appiattiscono la città e anche la cultura. Basta vedere che i piccoli teatri vanno chiudendo uno dietro l'altro. Se non c'è un aiuto, ma non deve essere un aiuto, cioè deve essere un fatto, come dire, sistematico, quella di mantenere a tutti i costi viva la cultura in una città. Cos'è un uomo senza cultura? Cos'è una città senza cultura? Domandiamoci. Certo, lasciamo rispondere i nostri. Penso che non può gravare questo sul singolo attore, sulla singola compagnia, come potrebbe mai in un momento specie come questo sopportare la manutenzione, la gestione di un teatro. È logico che ci deve essere un sistema che aiuta ed incentiva la cultura. Perché i teatri stanno morendo, bisogna stimolare. Ma deve essere un incentivo non di parte, deve essere un incentivo sentito, deve essere un incentivo obiettivo, perché non bisogna favorire solamente gli amici o quelli che poi ti danno il voto o quelli che ti fanno consenso. Deve essere un fatto che non deve avere appartenenza alla cultura. È giusto, sì. Secondo me. Volevo
dire un'altra, ecco, la tua visione dell'Europa, cioè Bari, Bari è una città europea. Che cosa ne pensi? Bari è una città europea. Beh, certo, come tutte le città di mare, come tutte le città che hanno un porto, ha una vocazione internazionale Bari. Sotto questo punto di vista, infatti, ritengo che sia scandaloso che Bari, per esempio, non abbia un porto turistico. Semplicemente scandaloso. Dovrebbe essere uno dei porti più belli del Mediterraneo, invece non c'è. Ma se la domanda si riferiva alla vocazione europea, cioè all'inserimento di Bari in un contesto di dinamiche europee, devo dire che esatto. Devo dire che invece la situazione direi che se ci concentriamo più su Bari e pensiamo meno all'Europa, forse faremo anche meglio, perché Bari ha avuto la sua fortuna mercantile e commerciale dallo scambio con i popoli transfrontalieri, no? Con la regione balcanica, ma anche con la Grecia e anche col Mediterraneo orientale in generale. Non ha derivato le sue fortune prettamente dall'Europa continentale. Quindi io invece ho un'idea dell'Europa in sé, cioè è un'Europa che non va. È un'Europa che è nata per essere un'unione fra popoli che per tanti anni si sono fatti la guerra, tedeschi, italiani, francesi, inglesi, che però invece poi è risultata solamente un'unione architettata e gestita a vantaggio di pochi. Quindi un'unione finanziaria. La tua visione invece di Bari come capoluogo regionale? Beh, come capoluogo regionale la domanda è più pertinente e più stimolante. Sta perdendo molti colpi il Bari rispetto a Lecce, no? Quindi come capoluogo regionale è decisamente in flessione. Lecce pian piano si è ritagliata un ruolo sempre più dominante rispetto a Bari, sempre più di leadership della Puglia. E questo se l'è guadagnato come? Con riuscendo a fare bella mostra di sé in un panorama internazionale. Lecce e il Salento oramai è una meta turistica non solamente più italiana, europea, ma addirittura internazionale. E questo Bari ha perso colpi, Bari è solamente l'aeroporto per raggiungere poi le mete salentine. In più Lecce ha saputo sfornare anche politici che si sono saputi ben inserire negli ambiti, nei contesti romani, hanno saputo insomma portare veramente tante belle cose nella loro terra. Bari ritengo che invece stia soffrendo anche dal punto di vista delle personalità politiche che esprime, stia soffrendo parecchio insomma. La tua famiglia che cosa ne pensa di questa tua candidatura? Ma la mia famiglia è contenta, la mia famiglia è assolutamente d'accordo e ritiene che se debba essere avviata un'avventura che richiede sacrifici, tempo, dedizione, debba essere fatta per qualcosa per la quale ne vale la pena. Questa è l'opinione di mia moglie, che mi aspettavo mi contrastasse in questo, come ho fatto le altre volte, e in realtà ha detto no, per questa cosa ne vale la pena di spendersi, di perdere tempo, di impegnare energie. Quindi è una cosa positiva, vista anche da parte della mia famiglia. Benissimo, abbiamo presentato Marco Cornaro. Grazie. Candidato sindaco alle prossime elezioni per Bari. Non mi hai chiesto per chi? Per chi? Questo lo scriviamo nella prefazione. Mi hai chiesto perché, ma non mi hai chiesto per chi. E allora la domanda effettivamente era superflua, perché sono candidato sindaco per effettivamente le persone che mi sostengono, cioè sono stato coordinatore cittadino dell'UDC, avevo individuato una linea politica originale, visto che avevo la responsabilità del partito, che però non è stata gradita dai miei vertici, nel senso che così come ora i sondaggi vanno sempre più confermando, tutti i partiti tradizionali messi insieme non raggiungono il 50%.
Quindi l'elettorato non premierà il Partito Democratico, non premierà, non premierà i partiti tradizionali. Di talché avevo pensato che di poter avviare un discorso di apertura alle liste civiche, perché l'elettorato, i cittadini, non volevano votare i politici, ma volevano votare altri cittadini che si occupassero dell'amministrazione della loro, della loro città, semplici cittadini. Quindi avevo proposto la individuazione di un terzo polo, di un polo civico, alternativo al centro-sinistra e al centro-destra, anche perché avevano espresso dei candidati che non incarnavano lo spirito di rinnovamento che la città richiede. In quanto Antonio De Caro è un politico consumato, e Di Paola invece ha sempre tratto ogni vantaggio dal sistema politico. Cioè il centrodestra individua sempre questa figura del riccone per quale candidato sindaco. L'ha fatto con Simeone di Cagnabrescia, con Luigi Lobuono, ora con Di Paola. Ma insomma, per me sono schemi anacronistici. Non è un merito l'essere ricchi. Assolutamente, né può essere considerato un vantaggio. E quindi, non identificandomi veramente neanche personalmente in nessuna delle due candidature, avevo individuato un percorso di apertura alle liste civiche. Ho trovato un giro polare da parte del mio partito, dopodiché ho scelto di formare queste liste civiche per sostenere il polo civico e quindi la mia idea. Se il mio partito vorrà farne parte, bene, se no non ci sono problemi. Benissimo, adesso vi saluto. Grazie. Prego, è stato un piacere intervistarti. E ci vediamo al prossimo appuntamento dalla Gazzetta Meridionale, tu per tu. Ciao. Arrivederci.